Veramente grazie, grazie di cuore a questa te. Notte, perché so che sei impegnatissimo, ma i ragazzi ti volevano perché, io sono venuto di perché tu sei veramente uno dei loro modelli di riferimento. Sei un attore bravissimo, ma anche un grande padre di Giulia, diciamolo. Grazie. È un grande marito di Shalana, grazie, è la sua ragazzi, neo grazie. Moglie. Senti, ti hanno preparato delle domande. Partiamo con le loro domande, poi Vabbè. Te ne faranno altre. Vai. Via, la tua prima volta sullo schermo. Piccolo allora, schermo, grande schermo. No, primissima volta inteso come volta. Andata in onda, sì. Era credo proprio quell'immagine che avete trasmesso. Simone Di Carlo è andato nelle Teche Rai. Piacere dell'estate. Sì. Eravamo io e mio fratello Gianfranco, presentava credo Marta Flavi. Sì, l'abbiamo vista infatti. Ed era credo 87, ma non mi ricordo. Ed noi facevamo dei pezzi comici all'interno di una sorta di varietà. E poi invece una puntata che era la mia prima esperienza in video, quindi capire come funzionava un set, era una cosa della squadra, che era la prima puntata che si faceva in alta definizione. Fiction, che è andata in onda questa... sulla Rai, di grande successo. Tra l'altro sì. Adesso c'è la serie completa, se la volete andare a vedere, nelle teche, sì, nelle su teche Rai Play Official. Certo. E poi invece come impatto proprio di set gigantesco fu Cefalonia, quello con Zingaretti, e all'epoca c'era... Luisa Ranieri, e lì mi resi conto di quello che poteva essere un set, nel senso venivo dal teatro e quindi venivo da una situazione in cui mi sentivo a mio agio, e poi arrivai direttamente, finì la tournée che stavamo facendo Scugnizzi, che era un musical che, di grandissimo successo, e mi trovai su questo set con più di 100 persone, per me fu un po' strano. Però tu straniante. Hai detto subito che da ragazzino non hai mai pensato di fare l'astronauta o no, quegli no, altri no, mestieri, no. Perché tu volevi fare attore. No, no, io ho sempre pensato soltanto a quello, soltanto che a è un vantaggio, perché è mi rendo conto... È una vocazione, io ho sempre pensato al giornalismo, per sì, dire, sì, che sì. Ti ha facilitato però la vita. È un vantaggio perché rispetto ai giovani di oggi, che spesso mi rendo conto, pure mia figlia fortunatamente ha scelto, c'ha 21 anni, ha scelto di fare Giulia psicologia. È forte, Giulia, eh? Sì. Però mi rendo conto che spesso quando non hai ancora quel fuoco o quell'idea fissa, puoi perdere qualche anno alla ricerca di... io non ho mai avuto questo problema, perché chiaramente puntavo sempre dritto da sapevi dove andare. Sì. Adesso guardiamo una foto, mi avete chiesto Imma Tataranni, mi avete detto lui Vanessa con Imma Tataranni, Scalera. Eccolo, Vanessa Scalera, tra l'altro mia conterranea, perché di Brindisi come me, sì. e come Giuseppe Zaccaria, tra l'altro, nostro amico sì. Salentini. Con Vanessa. Senti, è ma nato... questo feeling come nasce? Perché nasce... è veramente forte, sì, nasce... si trasmette, a casa arriva. Cioè loro, nasce quando proprio... noi preparavamo la tua intervista, cioè il marito di Imma Tataranni, no, sì. Il marito di Shalana. No, nasce proprio dalla prima volta in cui ci siamo incontrati, che era per stabilire questi ruoli di Imma e del marito. Facemmo un incontro con una sorta di provino per la Rai, per farlo vedere in Rai, e immediatamente scattò questa sintonia. Io mi piace molto pensarla un po' come i musicisti, no? Metti due musicisti insieme che suonano due strumenti diversi, ma che sanno che andranno a suonare la stessa cosa. Era capitato un po' quello, e quindi da allora ci siamo molto affidati e fidati c'è uno dell'altro. C'è anche un'amicizia tra voi, sì, nella c'è vita? Una grande amicizia. Sì. E ci siamo fidati uno dell'altro, e quello poi ci ha permesso di portare in scena Filomena adesso Marturano. Adesso stanno girando Filomena Marturano, è stata una cosa straordinaria, ragazzi, anche qui andate su Rai Play, perché loro l'hanno vista, sì. Ma andatela a rivedere, perché non basta mai, era davvero, avete fatto un capolavoro. Quello l'abbiamo fatto perché eravamo tre persone, io, Vanessa Scalera e Francesco Amato, il regista di Imma Tataranni, che ci fidavamo molto uno dell'altro, ci e questo è molto importante, sì. State girando la nuova serie di sì. Imma, e forse la vedremo in autunno oppure sì. fine anno, insomma, sì, fine 2023. A maggio. Adesso arriva Shalana, guardate un po', eh? Forse la foto del matrimonio dovremmo avere, Fabrizio. Vediamo se abbiamo trovato la foto. Ah, no, una foto vostra, bellissima. Sì.
uno dei viaggi che abbiamo amato di più. Sì. Io trovo che Shalana sia l'immagine della purezza in assoluto, cioè guardandola negli occhi è veramente, vedi proprio il candore. È così, è una persona molto diretta, molto onesta. Forse... Come l'hai conosciuta? Le hai offerto no, un caffè? No, banalmente a una cena. Ci siamo conosciuti. Quanto tempo fa? Adesso sono 7 anni. Sposati da poco? Sì, sposati però... da poco. E tu hai capito subito che era la donna della tua vita? Sì, per quelle ragioni di cui parlavi prima, nel senso è una persona molto diretta, molto onesta, io dico anche troppo per la società in cui viviamo, nel senso a volte devi scendere a compromessi, è una persona che non riesce proprio, te ne accorgi quando non sta bene in un ambiente, in molto una situazione. Onesta. Sì. Molto. E ha imparato anche a fare il ragù napoletano. Sì. È vero? Un grandissimo ragù napoletano, sì. Perché lei è brasiliana. È di Brasilia, brasiliana, sì. E viveva a Napoli, tra l'altro. Viveva a Napoli, aveva... Il primo marito aveva un figlio, sì, Leon. Figlio. Adesso abbiamo una foto. Questa è Giulia piccola piccola. Tu per me sarai sempre questa Giulia qui. E sì, io sempre pronto a sorreggerti e a tenerti in braccio. Che papà sei stato? Per loro splendido, come tutti, perché ti vedono molto tenero eccetera, però tu hai anche dichiarato che il lavoro ti ha portato anche lontano fisicamente. Sì, sì, sì. No, quantitativamente non credo di essere stato il modello di padre, diciamo, che torna a casa la sera e che poi a cui puoi raccontare, diciamo, quello che è successo sull'immediato. Ho cercato di ovviare diciamo qualitativamente al rapporto, e con un rapporto di grande onestà, in cui lei adesso è adulta, sa benissimo quello che io faccio, con il tipo di vita che faccio, nel senso faccio una vita che alla fine diciamo di privato mi rimane poco, certo, ma in termini di tempo proprio, però lei, cioè, abbiamo imparato ad avvicinarci e ad aiutarci, sì, per cui lei per esempio spesso ieri è venuta, sapeva che io finivo prima, e quindi è venuta, siamo andati a cena, è venuta con il fidanzato, con Lorenzo, ma stiamo cercando di rubarci anche quel punto. Dei momenti. Sì. Quando avete deciso di sposarvi, l'hai detto per prima Giulia? Sì, l'ho detto, ho approfittato di una volta in cui ero in tournée, stavo a Firenze e sapevo che ci sarebbe stato sia Giulia che Leon, per cui l'ho detto prima Giulia a e Leon. Due. E come hanno reagito? No, molto contenta. Per Leon era normale, Giulia pure era molto contenta perché diciamo mi vede sereno, e quindi poi abbiamo fatto questo passo. Senti, ma ci si innamora secondo te costruendo un rapporto giorno per giorno, oppure nella tua visione del mondo ci si innamora al primo sguardo ed è fatale? O sì o no? Secondo me devi avere la fortuna di trovarlo, questo amore. E anch'io la penso così. Quando l'hai trovato penso che te ne accorgi. Lo riconosci subito. Subito. Poi l'amore, è chiaro, ha bisogno, come il talento, di grande cura, nel senso è molto complicato stare insieme, è molto complicato concedere, è molto complicato fare un passo indietro. Però quello in generale rispetto all'amore, però credo che quando ti capita, se hai la fortuna di avere questa cosa, è vero, non è detto, potrebbe anche non succedere, se ti capita credo che te ne accorgi. Te ne accorgi. Allora, hai fatto delle cose veramente bellissime, ma poi tutte di grande successo, perché stiamo parlando di Imma Tataranni, ma vogliamo parlare dell'Avvocato Malinconico, che peraltro è una serie stupenda, ma tanto, tanto, tanto. Adesso vediamo, diciamo, una piccola clip dedicata alla tua parte artistica, e poi ti faccio una domanda speciale, poi le fanno loro. Guardiamo. Lui parte da Bagnara a Calabro, non torna al paese, rimane a Napoli, ammazza i figli, si ubriaca e dimentica tutto. Non mi convince. Scusa, che ti serve per convincerti della colpevolezza di Varricchio? Dovevi avere la camicia sporca di sangue. Non mi convince. E non ti convince mai niente a te. Vai, lascia stare. C'era un'amica di Valentina. Veneno per quella strana. A me sembra normalissima. Sì, c'ha il piercing. Pietro, ce l'hanno tutte. Valentina non ce l'ha. Se poi solo vuole mettere pure lei. Aspettiamo che ce lo chieda lei, no? Ma da quando è che sei diventato così garantista? Ma quando mai non sono stata garantista io? Allora,
Che carino vestito così. Grazie. Quegli occhi azzurri. So verde, ma va lì. Ma che bella cravatta. Infatti questa qua è per un appuntamento, perciò. Adesso? Sì. Subito? Subito. E non si può rimandare di mezz'ora questo appuntamento? È impossibile, sai, quando uno c'ha un appuntamento che ce l'ho. Certo che sai come si guarda una donna senza metterla in imbarazzo. Ho vinto il premio Mister Discrezione 2006 a Marina di Eboli. Che scemo. Sei impegnata? Intendo in tribunale. Ho un'assegnazione a sentenza. No, che combinazione. Pure io, te lo giuro, è la verità. È bellissimo. Grazie. Quante partner abbiamo visto, bella Tataranni, Vanessa, ma poi Teresa Saponangelo, bravissima. Esatto, poi abbiamo visto anche i Bastardi di Pizzo Falcone, adesso tornate con la quarta serie. Abbiamo girato la quarta. La quarta serie, con Alessandro Gassman. Sì. Senti, ti faccio vedere tra poco, alcuni li avete visti, ma ti faccio vedere anche una foto che ho trovato su Instagram di te con Riccardo De Maria. No, regista. Renato De Maria, scusami, sì. No Riccardo, che è ecco. Il marito anche di Isabella Ferrari e Riccardo Scamarcio. Sì. Avevo confuso i nomi. Sì. L'amicizia sul set, secondo te, a parte Imma, e ci hai spiegato perché, per esempio al maschile può nascere, si può sviluppare? Assolutamente sì, secondo me è una condivisione... Non è frenata da elementi di competizione, questo ti volevo chiedere. No, secondo me no, almeno per me non c'è questa cosa, nel senso credo che l'amicizia sia... possa succedere, diciamo, da adulti, perché diciamo... spesso gli amici veri sono quelli che ti porti da quando ragazzo, sei ragazzo, certo. Perché non c'è il lavoro in mezzo, non ci sono interessi, quindi è un'amicizia che tu sai che pura, viaggiava per... come Scialana. Sì. La purezza secondo me è la parola chiave esatto. Di Massimiliano Gallo. Io questa impressione, non so se è sbagliata, correggimi. No, spero di sì, nel senso questo credo emerge. Cerco di essere molto onesto anche nei rapporti, per cui quando ci sono rapporti dove c'è un rapporto reale di condivisione e di amicizia, può avvenire. È avvenuto con Alessandro Gassman, con cui sento di avere delle affinità perché abbiamo un'idea del lavoro molto simile, veniamo da due famiglie d'arte, sappiamo che tipo di dedizione e disciplina ci vuole. Con Riccardo siamo amici ed è nata subito questa amicizia quando giravamo Mine Vaganti. Certo. Secondo me può tranquillamente avanti. Allora tu hai parlato di famiglie d'arte, vogliamo parlare di papà? Papà è stato per loro che raccontiamo sono a loro. Giovanissimi, è stato un cantante che aveva cominciato, innanzitutto veniva da una famiglia proprio umile, nel senso il padre vendeva la frutta, lui quindi di famiglia numerosissima, lui invece aveva questo talento per il canto. Fortunatamente un maestro se ne accorge, lo fa studiare, lui comincia a studiare, poi entra al conservatorio e comincia con la lirica, perché era un baritono, comincia con la lirica, poi dopo viene affascinato dal mondo della musica leggera e nel 57 vince Sanremo con Claudio Villa, perché all'epoca due interpreti cantavano la stessa canzone, e poi vince vari festival di Napoli, Canzonissima con Mamma, e poi fa una carriera lunghissima tra cinema, teatro e musica. E quindi era nel tuo DNA tutto sì. Questo, l'arte, il sì. Tuo talento. Poi c'era mia madre che faceva l'attrice. Poi c'era anche tua mamma, esatto. Senti, Pietro ti vuole fare una domanda e poi andiamo con le altre domande dei ragazzi. Pietro. Innanzitutto complimenti. Grazie. Volevo sapere, inerente alla tua vita o alla tua carriera, c'è qualche rimpianto che hai che ti è rimasto nel cassetto? No, ti dico la verità, no. Ti dico la verità, no, perché ho sempre lavorato tanto, ho sempre creduto che il lavoro portasse altro lavoro e portasse esperienza, qualità, e ho sempre creduto che alla fine la qualità pagasse. Poi ci puoi mettere di più, di meno. Queste sono carriere che non vanno viste, secondo me, sull'immediato, le devi vedere su una lunga durata. Devi essere un maratoneta. Un maratoneta, vero? Per avere la credibilità di un percorso completo. Quindi no, per adesso no, non ho rimpianti, diciamo, rispetto a quello che avrei potuto scegliere. Maria Vittoria. Ciao Massimiliano, hai avuto molte partner sul set, con chi sei diventato veramente amico?
Fortunatamente sì. Anche con Luisa Ranieri, con cui voleva proprio chiederti di Luisa Ranieri, perché lei è una fan di Luisa Ranieri. Tu sì. Hai nominato Cefalonia. Lei mi è venuta a dire mentre andava una clip, mi ha detto chiediamogli di Luisa Ranieri. Sì, Luisa abbiamo, ci siamo conosciuti su Cefalonia e poi per tre volte siamo stati marito e moglie. Quindi Mozzarella Stories, esatto. Veleno e poi il film di Sorrentino È stata la mano di Dio. È stata la mano quindi di Dio. C'è un rapporto anche con lei di grande amicizia. Con l'Agolino abbiamo girato Per Amor Vostro, un altro film molto bello. E poi ci sono tante attrici con cui casomai non sei stato marito e moglie, tipo Elena Sofia Ricci. Però c'è tanta sintonia. Senti, ma Shalana è gelosa di tutto questo tuo successo con le donne? No, vero? Lo sa che sei un ragazzo fedele, un ragazzo veramente per bene. Allora, ci sono tre donne con cui potresti fuggire e non puoi dire con mia moglie, perché proprio da contratto devi rispondere. Carolina Crescentini. No, è Elodie e Vanessa. No, allora. Dai. Adesso devi per forza rispondere. Visto che con Vanessa e Carolina siamo molto amici, e a questo punto rimango sull'isola. Soltanto con Elodie. Vabbè, io lo faccio sapere immediatamente a Shalana. Noi, a proposito di canzone, invece, facciamo sentire un'altra canzone, che è un classico per te, che hai sposato una ragazza. Guarda, sentiamo un po'. Ora che cosa mi sembra, non sei anche cassa, alla merino che vengo che passa, non si balanza da mio rimane. Bella, hai stato una ragazza bellissima. Ti piace il Brasile? C'hai una grande sintonia? Non ci sono ancora stato. Non ci sei ancora stato. Pensa, io ci sono stata varie volte e mi piace moltissimo, molto. No, purtroppo ma non anche ci la sono parte, ancora mi piace anche San Paolo, per dire, del Brasile, a parte Rio, insomma. Mi piace anche la parte più interna. Ma San Paolo, sai che San Paolo è la città con più napoletani al mondo, più di Napoli. Manchi tu però a San Paolo. Manco io, ho portato un pezzo di Brasile Voglio andarci, ci siamo ripromessi che dobbiamo andarci, poi c'è stata la pandemia, è stato complicato. Grazie veramente di cuore, so che devi scappare perché ti aspetta Shalana con il ragù napoletano.